Mau? Ehi! Basta! C'è una, due, tre, quattro, cinque. Io non sono un trolley. Cinque bagagli. Io non sono un bagaglio. Cinque bagagli prima della partenza. Neanche. Allora, ragazzi, una regola fondamentale è quando si parte è partire sempre, sempre, sempre con i trolley. Perché vedete, cioè, alla fine accumulate 5 piccoli bagagli pesanti da caricarvi addosso. Questa mattina Giampiero non mi ha voluto ascoltare, ha voluto portare ha voluto portare tante borsette piuttosto che portare il trolley e il risultato è questo. Ovviamente noi, il contrario. Ovviamente il contrario. Sembrerebbe che stiamo per partire per la penisola scandinava, ma non è così. No, però c'è un motivo, lo posso spiegare? Questa e la valigia da giorno, con la roba da giorno, questa da notte, sì. E quella da sera, sì. E c'è Mignè, e c'è Mignè, la sua borsetta Mignè. Come direbbe Giampiero, ho detto: ma com'è possibile? Gli ho detto che abbiamo le valigie piene di roba, e lui mi ha risposto: siamo tre persone. Va bene, comunque, piccola gitarella fuori porta, andiamo. Il meteo previsto per la destinazione qual è? Allora, in questo momento la destinazione sono 11 gradi, sì. Quindi buono. Sì. E pioggia assente, però verso mezzogiorno comincerà a piovere. Modeste, 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 modeste. Ho coperto ovviamente la destinazione. Bravo, come sei stato veramente, sei proprio il segreto dei puri cinella. E domani modeste, 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 tutto il giorno anche domani. Benissimo, perché dovete sapere una cosa, che noi tutte le volte in cui partiamo a Bologna lasciamo il sole e dove il andiamo troviamo sempre la pioggia. 63, 43, il pulisce per di là. È veramente uno schifo tutta sta gente strana che gira in stazione. Abbiamo appena visto due della security che portavano su due ragazzi che non so che cosa diavolo avessero fatto. E il problema è che c'è una sorta di azione soltanto nella zona magari dove c'è l'alta velocità. Insomma, è una situazione un po'... cioè c'è poco controllo, e c'è paura, poco controllo, e nelle zone dove c'è tanta gente che gira c'è sempre gente che rompe le scatole, non è bello. Minù, e tu dove vai? Vengo con te! Ah. Questo viaggio è stato gentilmente offerto dal nostro partner. Roma capoccia, com'è la storia? Fermo, no infame. Allora, Milu, smetti ad abbaiare. No. Comunque sono bellissime tutte queste viuzze. Che però sono viuzze, anzi. Sono vione. Ovviamente noi siamo venuti a Roma, ma non ci interessa fare il classico giro turistico, perché Roma l'abbiamo vista diverse volte. Quindi sì, faremo la solita passeggiata in centro, ma senza entrare nei vari musei, nelle varie robe, perché l'abbiamo già vista diverse volte entrambi. Quindi siamo venuti a Roma solo per mangiare. Ah, non è vero. Diglielo. Diglielo anche tu, diglielo anche tu. Osteria numero 1000. Dobbiamo fare un po' di giri per mangiare, quindi proprio guida gastronomica oggi. Ovviamente il posto che avevamo selezionato è chiuso per ferie questa settimana, solo questa settimana, durante tutto l'anno ovviamente. Cioè, però come sempre io avevo un piano B. Però abbiamo un piano B, quindi però Giampiero ha un piano B e quindi abbiamo deciso di fermarci qui al panino ingegnoso. Infatti. Qui fanno i panini, tra cui il famosissimo panino con la porchetta di ariccia. Poi prima normale integrale.
Allora, questa per te. Sì, e ti pago. Allora, dentro c'è la porchetta di ariccia, il pesto, i peperoni e le cipolline caramellate. Cioè, noi a fare porcherie siamo sempre i primi della classe. Buono. Vi vorrei far notare l'unto. Com'è? Buonissimo. Non mi disturbare che sono. Abbiamo anche trovato un tavolo. Una posizione delicata. Un tavolo da questa parte. In quattro per contesto. E un tavolo da quest'altra parte. È inquadrato il contesto. E siamo qua. Ci abbiamo occupato tutta una panchina. Menù ovviamente attende. Comunque è molto buono, vero? Davvero sì. Però c'è sempre troppo casino, guardate. Il panino era veramente molto molto buono. Adesso andiamo a casa di Virginia. Di tutte le cose che ci sono a Roma, la cosa che mi ha sempre impressionata maggiormente, ancora più del Colosseo, è sempre stato l'altare della patria. Cioè, è gigantesco, è mastodontico. Poi da qua non vi rendete bene conto delle dimensioni perché siamo già tanto vicini, quindi. Però è veramente mastodontico, prende tutta la strada, è una cosa pazzesca. Eh? Però. Eh? Scusa, stai dicendo? Però. Mi faccio una foto, direte. Ma che ce frega? No, 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 no. Ma che ce importa? No, questa, no, quella del Mone. Se il nostro vino ci ha messo l'acqua. Voglio quella del Mone. No, vivo. No, voglio quella del Mone. Voglio quella del Mone. L'acqua non te pagavo. Voglio quella del Mone. Ma quella non la conosco. Poi se sto cantando questa non mi quella che dice del Mone. Solo quella, sai tu. Solo quella, sai. Ma mi piace tra l'altro solo la strofa praticamente. La strofa, sono due parole. Due parole. La strofa di sillabo, non lo so. La strofa del mondo infame. Virginia ha una pessima vista, devo dire. Vero? Vede l'altare della patria da dietro. Vero? Qua ci sono i musei capitolini. Qui c'è il Campidoglio. Andiamo? Suono? Adesso scusate ma dobbiamo andare, che Virginia ci sta aspettando, vado a suonare al campanello per vedere se c'è qualcuno in casa. Camminando praticamente sulla storia, di fianco alla storia, sotto la storia, nella storia. Sai come si chiama questo? Questo è l'Arco Marcello. Il teatro? Marcello. Perché dici arco se è un teatro? Non lo so, perché ho visto tanti archi e mi sono confusa. Ragazzi, se ci fosse una roba del genere a Washington farebbero tipo un museo di 97 piani. Sì, più o meno. Poi sarebbe gratuito però, anche. C'è da dire anche questo. No, per dire, va. Minù scorazza in giro per la storia. Minù, non credo che tu voglia, come dire. Vuoi lasciare un reperto storico? Minù? Andiamo, Minù. Questa è la sinagoga. Allora adesso siamo venuti qui nel quartiere ebraico. È considerato uno dei quartieri più affascinanti di Roma, ma anche uno fra i meno conosciuti. Cioè questi scorci sono una roba pazzesca, no? Bellissimi davvero. Thank you.
praticamente si trova appollaiata su un isolotto che sta praticamente sul fiume. E si chiama quella? Isola Tiberina. Isola Tiberina. Quindi da questa parte è dove siamo stati fino ad ora. C'è la sinagoga di qua. Di là c'è la sinagoga. Adesso noi passiamo dall'altra parte e andiamo verso Trastevere. Non prima però di essere andati alla bocca della verità, perché ho un paio di domande da fare a Giampiero. In realtà la leggenda è solamente una, la più importante. Dice che un coniuge infedele che inserisce la mano dentro la perde. A cazzo. Allora forse il caso. Andiamo dall'altra parte. Allora forse è il caso di andare. Andiamo da San Pietro? Forse è meglio andare da qualche altra parte. Mi voglio fare una confessione, a parte quella che adesso faremo alla bocca della verità. Cioè, oggi c'è un'arietta veramente spettacolare, si sta benissimo. Questo vento un pochino fresco, in realtà, devo dire, a me piace un sacco. Cioè, io starei anche senza sciarpa perché mi piace prendere aria fresca fra in faccia, le orecchie, al collo. Il problema è che, diciamo, l'età avanza, ragazzi, e anche l'artrosi cervicale. Quindi non mi è proprio possibile, però c'è un'aria talmente tanto fresca, però allo stesso tempo non fa freddo, che si sta da Dio, veramente. Amo Roma, il suo clima, amo. Questo è veramente il massimo che vi posso concedere, perché io tutta sta fila qua non la faccio manco se mi ammazzano. Quindi niente, non lo saprete mai se un tradimento è avvenuto. Non lo saprei mai. Meglio. Tu lo sai cos'è il Circo Massimo? No. Tu lo sai dove la Roma festeggia lo scudetto una volta ogni 20 anni? No. Tu lo sai dove l'Italia ha festeggiato lo scudetto? No. Dove vengono fatti i concerti, quelli con decine e decine di migliaia di persone? No. Fanno polemiche oltretutto? No, no. Dove la Ferrilli si è spogliata? No. Perché si è spogliata la Ferrilli? Quando la Roma ha vinto lo scudetto nel 2000. Ah, quindi non ogni 20 anni. Ancora non l'ha vinto, 40 anni. La smetti di fare così, di come sei antisportivo? Se ci sono degli amici romanisti, che cosa devono pensare? Io tifo Roma. Anche se siamo gemellati. Quindi dov'è tutta sta roba che mi hai detto? Era il Circo Massimo. Era il Circo Massimo, adesso andiamo a vederlo. Tutto qua, vedete, questo è il Circo Massimo. In tutto il suo splendore. Petri, vedete lì? Quello è il Foro Romano. Il Foro Romano. Dietro c'è il... poi di là c'è l'arco robusto del Foro Romano. E il... Colosseo. Taglio ovviamente. No. Vai patata, vai! Minu, qui al Circo Massimo, senti... Vai al Circo Massimo! Minu? Lo senti l'odore delle quadrighe? Vai Minu! Calpesta la storia, Minu! No, Minu, basta fare pipì. Siete mai venuti a Roma e vi piacerebbe venire? Questo è il periodo veramente ideale. Si sta abbastanza bene, oggi sono 15 gradi e la cosa buona è che in questo periodo c'è poca gente e soprattutto gli alberghi costano veramente poco, quindi anche alberghi molto molto centrali. Noi siamo vicino Piazza del Popolo e... Ma per vicino si intende a 50 metri da Piazza del Popolo? Sì, proprio a 50 metri da Piazza del Popolo, siamo vicinissimi e abbiamo pagato veramente una fesseria ed è un buon albergo, devo dire, molto carino. Quindi, questo è un periodo molto 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 consigliabile. Ci si possa sedere sui reperti storici. Sì, Minu mi ha detto di sì. Minu, che è informato, ha detto di sì. Siamo proprio davanti al Colosseo. Guardatelo in tutta la sua magnificenza. Stiamo aspettando che faccia proprio buio perché vedete che piano piano si sta accendendo. Lucetta per lucetta, lucetta per lucetta. Quindi aspettiamo che si accenda tutto completamente. Oggi abbiamo fatto la bellezza di 13,4 km. Bravo, quanti passi? Chi lo sa? 19.184 passi. Abbiamo esagerato. Si sta accendendo tutto pian pianino. Oh, che ambientazione romantica. Perché hai aumentato l'ISO di più 0.7? No, l'ISO è auto. No, scusa, perché l'hanno messo di più 0.7? La?
luminosità di Q07, l'esposizione di Q07? Dove lo dici? Soprattutto da quando l'hai fatta? Ma più 0,7 è tanto? E in effetti adesso è più scuro. E per quello che dici, guarda quanta luce, guarda quanta luce. Si crede, avevi sovraesposto di 0,7. Si sta illuminando pian pianino. Che meraviglia. Adesso faccio una bella foto. Anche se non era particolarmente sereno, perché il cielo è un po' così, vedete? È stata una bellissima giornata. C'è un'aria qui che è favolosa. Non c'è un filo di umidità. Sembra proprio una giornata di primavera. Ah, ma si spegne in automatico. C'è sensore, ovviamente, no? Questo è l'albergo. No, ditemi se non è... Non ci trattiamo bene. Se non è proprio bello, 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 bello. Davvero. Ma che meraviglia. Qui c'è il bagno. Bello, Anche il bagno. Ciao. Figo, devo dire, molto figo, davvero. Mino? Bello, davvero. Molto, molto, molto. Che bello sta tenda. Poi tutto con i faretti. Ok, siamo quasi pronti per uscire. Io mi sono fatta una doccia, mi sono anche lavata i capelli. Siccome ovviamente in questo maledetto bagno c'era il maledetto solito phon da albergo, me li sono asciugati, ma sono un po' fanno un po' che ghiar. E quindi mi sono fatta questa acconciatura molto anni 30, molto vintage. Che non lo so, meglio di niente comunque, meglio di niente. Forse si alzavo anche questi, non lo so. Intanto Gian Piero, come potete vedere, è prontissimo, guardate. Lui è pronto, sta dormendo, eccolo. Adesso vi faccio vedere, tra l'altro c'è qualcun altro qui che è pronto. Ecco, anche lei è pronta, vedete. Stasera andiamo a mangiare vicino al Pantheon con degli amici, anzi con l'amica per eccellenza, la mia ex compagna di banco del liceo, quindi andiamo a mangiare con lei e con altre persone appunto vicino al Pantheon. Quindi adesso usciamo, facciamo 20 minuti a piedi, arriviamo al Pantheon, mangiamo e poi torniamo a casa. Niente dopo cena perché siamo due sardelesse. Invece per quanto riguarda domani andremo in quel posto dove avevamo stabilito che saremmo andati questa sera, detto bene? Non è che era un segreto, vorremmo andare a mangiare un tipico Ma anche stasera mangeremo tipico alla fine. Allora, però se mi interrompi non parlo più. Va bene, scusa. Spacco state le case. Bene. Vorremmo andare a mangiare un tipicissimo locale romano nel quartiere per antonomasia, che secondo lui è Trastevere. Ed è rimandato domani, tutto qua. Ci vorrebbero delle luci così a casa per filmare. Perché la sera noi con le luci gialle... Sai che mi piace un sacco avere mi piacciono un sacco le luci bianche. Sai che forse dobbiamo cambiare i led che abbiamo a casa? Forse dobbiamo mettere i led bianchi, non io quelli non gialli. Non ho i led a casa. Vabbè, dobbiamo cambiare forse le lampadine che abbiamo a casa. Breve parentesi. No, i faretti, delle luci bianche, non gialle. Ah, luci normali, dicevano cose che sono bianche. Bianche invece che gialle. Perché stavo pensando che noi abbiamo un arredamento molto sul grigio, così, a parte i muri che devono essere ripitturati tutti al più presto. Però abbiamo tutto un po' sul grigio così, quindi forse ci starebbero meglio le luci queste bianche che quelle gialle. Vabbè, a parte questa parentesi, va bene. Quindi adesso andiamo a mangiare, usciamo, mangiamo. Vedo se riesco a fare un po' di riprese, poi torniamo, poi domani se ne parla. Ciao. I
Però siete lontani, ragazzi. Sì, siamo lontani. Mettete più vicina. Non importa che entriamo nell'inquadratura alla fine. Basta che si vede che corriamo e ci abbracciamo. Siamo noi, dai. Ricominciamo, dai. Ciao. Subito su YouTube dopo, certo, ovviamente. Aspetta, dateci la play. Non ci allontanate. Vi devo beccare entrambe. Potero. L'hai fatta. È venuta. Sì. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the street.